Allora, oggi facciamo la moltiplicazione con due cifre al moltiplicatore. Iniziamo a moltiplicare con da 6 37. Quindi subito scriviamo che abbiamo 56 che è il moltiplicando e il 37 moltiplicatore. Tracciamo la linea. Calcoliamo il primo prodotto parziale, moltiplicando il 7 prima per il 6 e poi il 7 per il 5. Quindi ora moltiplichiamo 7 per 6, 42, scrivo 2 e riporto di 4. Ora moltiplico il 7 per il 5, quindi 35 e 4, 39. Scrivo appunto 39. Ho ottenuto così il primo prodotto parziale. Ora devo calcolare il secondo prodotto parziale, moltiplicando le decine del moltiplicatore, cioè il 3, per il 6 del moltiplicando e il 5 del moltiplicando. Quindi devo incolonnare direttamente sotto le centinaia. Per questo motivo, sotto le unità metto un trattino, così non mi confondo. Quindi vado a moltiplicare 3 per 6, 18, scrivo 8 e riporto di 1. Ora vado a moltiplicare 3 per 5, 15, più 1, 16 e scrivo 16. Ho ottenuto così il secondo prodotto parziale. Questo punto, per ottenere il prodotto finale, traccio la linea del totale e devo sommare il primo prodotto parziale con il secondo prodotto parziale. Quindi aggiungo 2 a 0 e 2. Quindi 9 più 8, 17, scrivo 7 e riporto di 1. Addiziono 1, 3, 4, 6, 10, scrivo 0 e riporto di 1. Ottenuto così il prodotto
finale. Ora, per fare la prova della moltiplicazione, si invertono il moltiplicando e il moltiplicatore, cosicché avremo una nuova moltiplicazione che è 37. Per 56. Traccio la linea del totale, inizio a calcolarmi il primo prodotto parziale di questa nuova moltiplicazione. 6 per 7 è 42, scrivo 2 e riporto di 4. Ora moltiplico 6 per 3 18 e 4 22 e scrivo 22. A questo punto passo a moltiplicare il secondo prodotto parziale, a calcolare il secondo prodotto parziale. Moltiplico 5 per 7, 35. Scrivo 5 e riporto di 3. Ora moltiplico 3 per 5. 15 e 3 di riporto 18, scrivo 18. A questo punto traccio la linea del totale, vado a sommare i due prodotti parziali. Quindi avremo 2 più 0, 2, 2 più 5, 7, 2 più 8, 10, scrivo 0 e riporto di 1, 1 più 1. Per verificare l'esattezza della prima moltiplicazione, confrondo i due prodotti finali, e solo i due prodotti finali, non quelli parziali. Ora possiamo fare la prova del 9 della moltiplicazione. Tracciamo la croce. Segniamo una X, andiamo a sommare tutte le cifre del moltiplicando. 5 più 6, 11, 1 più 1, 2, scrivo 2. Ora vado a sommare tutte le cifre del moltiplicatore, ossia 3 più 7, 10, 1 più 0, 1, scrivo 1. Ora moltiplico 2 per 1 e scrivo 2. Ora confronto il risultato della prova del 9 con la somma di tutte le cifre del prodotto finale. Quindi 7 e 2, 9 l'abbandono e rimane il 2, quindi scrivo 2.
i due prodotti corrispondono, quindi la moltiplicazione risulta esatta.